first reaction, shock. First reaction, shock. Eh sì. La crisi di governo è stata anticipata dalla crisi Rockets. Houston, avevamo un problema, già avevamo finalmente. Facciamo un resoconto della mega trade che ha portato Fat Barba ai Nets, ma prima la genesi dell'accaduto. Lakers Rockets. A scaldarsi in tutina azzurra il nuovo James Harden, quello con le ossa grosse, pronto e concentrato. Giallo-viola avanti di 20 dopo 5 minuti. Harden inguardabile, letteralmente. Passeggiata Lakers. Fine partita, conferenza stampa. Il Barba si fa attendere diversi minuti. Arriva, si siede e dichiara. Sorpreso perché non siamo rientrati in partita? Assolutamente no. Non siamo abbastanza forti per farlo. A livello di talento, di chimica di squadra, manca tutto. È chiaro già da un po'. Io amo questa città, ho letteralmente fatto tutto il possibile per provare a vincere, ma la situazione in squadra in questo momento è folle. Non credo sia qualcosa che si possa risolvere. Grazie. Si alza e se ne va. Queste le sue ultime frasi da Rocket in carriera, dopo anni in cui ne è stato la bandiera indiscussa. Il giorno dopo, Silas non lo vuole ad allenamento e prima Wall, poi Cousins ed infine pure Christian Wood rilasciano dichiarazioni pesantissime. John Wall. Nei primi anni della mia carriera mi sono ritrovato in squadre in cui in tanti pensavano solo al proprio interesse. Così non funziona, così non si costruisce niente di buono. Si fa dura quando ci sono in squadra dei giocatori che non sono sulla stessa lunghezza d'onda del resto del gruppo. Cousins ci va giù ancora più pesante. La sua mancanza di rispetto verso tutti noi è iniziata ben prima di queste ultime parole. L'approccio che ha avuto al training camp, l'essere arrivato qui completamente fuori forma, i suoi comportamenti fuori dal campo, non sono cose che sono iniziate ieri. Gli altri 14 giocatori dentro il nostro spogliatoio non gli hanno fatto nulla di male. Noi ci siamo presentati in palestra ogni giorno per fare il nostro lavoro, mentre il modo in cui si è comportato lui non è stato per nulla giusto nei nostri confronti. Detto questo, io non mi sento tradito per nulla. Se ho scelto di venire a Houston è per la presenza di John Wall. E per ultimo Christian Wood. Questa situazione stava andando avanti dall'inizio del training camp. Come a dire che tutti, ma proprio tutti, in squadra odiavano James Harden. Dalle 21.45 alle 22.30 ho avuto la bellissima idea di andare a farmi una corsetta. Torno a casa e shock. Il macello. Che la trade fosse vicina c'erano pochi dubbi. Che fosse una trade a 4 squadre con una marea di giocatori coinvolti, beh, quello decisamente meno. Cerchiamo di fare un recap di quello che è successo e valutiamo la situazione squadra per squadra. Partiamo dagli Houston Rockets. È andato via solamente James Harden, per ora, anche se ci sono parecchie offerte pure per PJ Tucker. Arrivano Victor Oladipo in scadenza da Indiana, Dante Exum in scadenza da Cleveland e Rodion Skurux in scadenza con Team Option da Brooklyn. Ma soprattutto arrivano 3 prime scelte Nets 2022, 24 e 26, prima scelta Milwaukee 2022 e 4 first round swaps coi Nets del 2021, 23, 25 e 27, ovvero la possibilità di scambiarsi le scelte nei draft del 2021, 2023, 2025 e 2027. Se quelle del 2021 e 2023 sono potenzialmente molto basse, vista la qualità dei Nets, quelle del 2025 e 2027 saranno molto probabilmente alte, vista l'età di Harden e Kevin Durant. Il roster è ora decisamente intrigante e soprattutto ci si è levati di dosso una zavorra piuttosto pesante, sia come presenza sia proprio come peso in chilogrammi. Però è diventata di fatto la squadra pronto soccorso. Wall che non gioca da 2 anni, Oladipo che è stato fermo più di 1 anno e Cousins che non gioca da più di 2 anni. Ma se dovessero tutti star bene? Il leader massimo ora è John Wall, che a tutti gli effetti ha le chiavi della squadra. Dovremmo finalmente vedere ritmi più alti in quel di Houston. Il quintetto è il seguente: Wall, Oladipo, Tucker, Wood, Cousins. Dalla panca Eric Gordon, ottimo attaccante, Dante Exum, grande atleta e buon difensore, Danuel House, Rodion Skurux, Jae'Sean Tate, David Waba,
Chris Clemons, Sterling Brown e Ben McLemore. Tutta gente che comunque un suo contributo può darlo. Squadra lunga, qui manca ancora qualche lungo, ma che è piena zeppa di asset futuri, probabilmente non altissimi visto che sono di Brooklyn e Milwaukee, ma comunque un futuro garantito. In sostanza, ha preso tre giocatori in scadenza, liberandosi così del contratto di Harden, che aveva ancora 3 anni di durata. E uno dei tre, ovvero Oladipo, se sta bene e convince con John Wall, può essere rifirmato l'anno prossimo facilmente. Insomma, hanno ottenuto il massimo che potevano ottenere dal Barba, a parere mio. Cleveland Cavaliers, via Dante Exum e dentro Taurean Prince e Jarrett Allen, che è in scadenza. Ragazzi, questi fanno sul serio, o almeno ci provano. Taurean Prince è un tipo di giocatore che serviva a Cleveland come il pane, visto che nel backcourt sono pieni di talento e serviva una buona ala piccola. Drummond è in scadenza, così come Allen. Love deve rientrare. Ad est, quindi, possono tornare a dire la loro, di certo non per il titolo, sia chiaro, ma per i play-in non li vedo così male. Certo, hai due centroni vecchio stampo e un pelino fuori epoca, ma con quei due là dietro, più Taurean Prince e Kevin Love ad allargare il campo, qualcosa di buono, secondo me, si può fare. Terza squadra, gli Indiana Pacers. Perdono Oladipo, ma arriva, ragazzi, Caris LeVert e una scelta al secondo giro. In sostanza, per questa stagione non cambia nulla. Si disfano di un giocatore in scadenza che sicuramente non sarebbe rimasto l'anno prossimo. Ed in cambio arriva un grandissimo giocatore di 2 anni più giovane, meno individualista e con 3 anni di contratto a meno soldi di quelli che prendeva Dipo. Di fatto, e almeno secondo me, un vero colpaccio. I Pacers ora hanno il quintetto base costruito per i prossimi 3 anni. Brogdon, LeVert, TJ Warren, Sabonis e Turner. Si è visto decisamente di peggio. Per me, i Pacers sono gli assoluti vincitori di questa mega trade e possibilissima sorpresona nella Eastern Conference. Sono giovani, sono atletici, sono cattivi, hanno talento. Per me, hanno tutto. Ed arriviamo infine ai Brooklyn Nets, il core della questione, il nocciolo. I Nets perdono Jarrett Allen, che comunque non avrebbe rinnovato, Caris LeVert, Rodion Skurux, Taurean Prince e soprattutto perdono tutto il loro futuro per vincere ora. Si tratta di un all-in come non se ne vedevano dai tempi dei guardacaso Brooklyn Nets del 2014, quando presero Garnett, Pierce e Terry, tutte e tre a fine carriera, cedendo tutto il loro futuro ai Boston Celtics. Guardiamo con un occhio oggettivo la situazione, o almeno proviamoci. Hanno Kyrie Irving, che non si sa cosa abbia, dove sia e quando torni. Hanno James Harden, che negli ultimi 3 anni è riuscito ad inimicarsi Chris Paul, Russell Westbrook e tutti i compagni di squadra che ha avuto, ed è evidentemente fuori forma. Hanno Kevin Durant, che per quanto possa sembrare in forma smagliante, ricordiamoci comunque che viene dalla rottura del tendine d'Achille. Hanno Steve Nash in panchina, un esordiente. Tra l'altro in panchina, da oggi, ci saranno il Franz, Edo di campo aperto, Taddy 93, Switching Music, Step Back, Biga, Freddo e Torre. No dai, a parte gli scherzi. Dinwiddie sappiamo che è fuori per tutta la stagione. Dalla panca entrano Jeff Green, Tyler Johnson, Timothée Luau Cabarro, Bruce Brown, Chris Chiozza, Landry Shamet ed il rookie Reggie Perry, che, detto internos, non è nemmeno male. Insomma, nonostante le cessioni, questi sembrano sufficientemente lunghi ugualmente, magari con meno certezze, ma se tutti i pezzi del puzzle dovessero intersecarsi a dovere, ad est sinceramente non hanno rivali. Il quintetto è Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant e DeAndre Jordan. Il miglior ball handler ed attaccante dal palleggio del mondo, i due attaccanti puri più forti del pianeta, uno dei primi 5 tiratori della NBA e un centro che fino a qualche anno fa era ritenuto come uno dei migliori rim protector e rimbalzisti della Lega. Il talento c'è, la testa, ecco, è tutto da vedere. Solo il tempo ci darà l'esito di questo azzardo, perché ragazzi, di azzardo si tratta.
No titolo significherebbe fallimento e soprattutto impossibilità di ritirarsi su prima di almeno una decina d'anni. Questo è quanto. Ditemi la vostra nei commenti, sono assai curioso di sentire cosa ne pensate ed io, Covid permettendo, non vedo l'ora di vederli tutti e tre nel parquet. Un saluto, il Franz.